A poco più di un mese dall'inaugurazione del Roma Club Vittorio Zingarelli, sabato scorso all'Aquila è stata inaugurata la Casa Museo Italo Foschi. Pezzo forte dell'esposizione situata all'interno del Roma Club Aquilano, la scrivania su cui il 7 giugno 1927 venne sancita l'unione tra tre club capitolini, la Fortitudo Pro Roma, di cui era presidente proprio Italo Foschi, l'Alba Audace e la Roman Football Club. L'inaugurazione è stata preceduta da un convegno nella sala riunioni della Gran Sasso Acqua, incontro in cui sono state ripercorse la storia della Roma e del suo primo presidente Italo Foschi, nonché quella del figlio della sorella Italia, Vittorio. È stato proprio Vittorio Zingarelli, scomparso alcuni anni fa, a raccogliere quei cimeli, che grazie al figlio Riccardo, oggi presidente del Roma Club Aquilano, sono in mostra nella Casa Museo appena inaugurata. Siccome mio padre dal 59 è venuto all'Aquila, era innamorato dell'Aquila, se ne è dipartito qui all'Aquila, i figli sono nati all'Aquila e sono stati aquilani, noi abbiamo avuto anche io e mio fratello l'onore e il piacere di vestire la maglia dell'Aquila Rugby vincendo anche dei titoli italiani e quindi ci è sembrato opportuno che venisse esaltata la parte aquilana di questa sala museo.